The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto dura questa sfida, fa attenzione anche tu che non mi controlli. Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi vi vado a presentare il Duelist Pack Rivali del Faraone, uscito proprio questa settimana, il 15 settembre. Ogni box ha 36 bustine, 5 carte in ogni busta, di cui una sicuramente rara, 4 comuni. Al posto di una comune, se abbiamo fortuna, troveremo anche una rara superiore alla rara, ovvero super rara, ultra rara. Possiamo vedere le carte utilizzate da Yugi e anche le carte dei suoi nemici. Intanto abbiamo anche il Sangan con una piacevole novità, ovvero la sua errata. Se questa carta viene mandata dal terreno al cimitero, aggiungi un mostro con attacco 1500 inferiore dal tuo deck alla tua mano, ma non puoi attivare carte o effetti delle carte con quel nome per il resto di questo turno. Puoi utilizzare questo effetto di Sangan una sola volta per turno. Quindi abbiamo finalmente l'errata del nostro Sangan, che molto presto tornerà ad essere giocato. Tanto vediamo se riusciamo a completare il messaggio della tavola del destino. Specchio del drago raro. Ecco qui. No, non era proprio così, però fa figo lo stesso. Ok, andiamo avanti. Eccolo qui, final. Abbiamo trovato anche lei. Poltiglia rifletti metalli, rara. Qui mi dicono anche che ci sono delle belle cartine brillanti e soprattutto anche carte inedite, quindi final, ecco qua. Vediamo questa, sento che è buona. Santuario oscuro, per la tematica dei messaggi dello spirito, quindi una carta di Marik, spadaccino silente livello 8, livello 7 e bestia mistica di Serket. Ebbene, la prima ultra è stata trovata. Andiamo avanti con la nostra scoperta di questa nuova bustina. Inversione magnetica, carta nuova. Scegli come bersaglio uno dei tuoi mostri di tipo macchina o roccia che è bandito o è nel tuo cimitero, che non può essere evocato normalmente o posizionato, evocalo specialmente. Carina. Reliquiario del drago, una rara sempre utile, poiché la potevamo trovare solamente nel structure deck del drago bianco key blu. Possiamo vedere anche il limite dei 1000 occhi, ristampato alla portata di tutti. YZ carro armato. Abbiamo Santuario del Demone, che questo ultimamente l'ho visto giocare. Poi abbiamo un altro Santuario Oscuro, ultra rara, e Specchio del Drago. Mago Nero del Caos, raro. Anche questo ha un nuovo testo che ci permetterà di aggiungere la magia in end phase e non a appena evocato. Era un po' troppo forte, se no. YZ Drago Carro Armato, un'altra carta di Kaiba. E Forza Magnetica, questa ve la ricorderete sicuramente. Oltre al Cavaliere Signore dei Draghi, raro. In questo turno tutti i mostri sul terreno con tipo originale, macchina o roccia sono immuni agli effetti dei mostri del tuo avversario, eccetto i loro stessi. Insomma, una pimpata ai deck roccia e macchina. Limite di 1000 occhi, il nostro Sangan e anche Necrovolto, utilissima ristampa per l'avvento della giara dei desideri. E quindi per farci ritornare le nostre carte bandite, misteriose, nel deck, per poterle riutilizzare. Ninna Nanna dell'Obbedienza, ultra rara, oltre al Santuario del Demone raro.
Questa carta è molto carina. Pagando 2000 life points, dichiarando il nome di una carta mostro, il nostro avversario dovrà guardare il suo deck, rivelare uno dei mostri dichiarati, se ce ne sono, e applicare uno di questi effetti. O aggiungerlo alla mano del giocatore che ha attivato questa carta, oppure il giocatore che ha attivato questa carta lo evoca specialmente sul suo terreno in posizione di attacco, ignorando le sue condizioni di evocazione. Adesso prendetevi un attimo per pensare a quante combo o quanto è fastidiosa questa carta contro un qualsiasi mazzo, che sia Mirror Match oppure un mazzo che conoscete e su cui potete magari andare a rubare, appunto, in tutti i sensi una carta avversaria. Pianto di argento super rara, bellissima. Qui, come potete vedere, è stato reso nuovamente disponibile il comparto del mazzo drago bianco ormai esaurito. Solo i tedeschi hanno avuto la ristampa del mazzo drago bianco di recente, a maggio. Mentre con questa espansione tutti avranno la possibilità di completare il deck o di comporlo come meglio vi piace. Un'altra inversione magnetica, un altro YZ carro armato, mi fa pensare che ci sia solo quello. Fila sinistra con un reliquiero del drago, raro. Mago nero del caos. Stampato in ogni rarità possibile. Drago Key Blu finale. Rogo Silente, una carta del mazzo di Yugi. Durante la battle phase, se controlli un mostro mago silente e hai più carte nella tua mano del tuo avversario, ogni giocatore pesca fino a quando ha 6 carte nella sua mano. L'attivazione e l'effetto di questa carta non possono essere annullati. Puoi bandire questa carta nel tuo cimitero. Aggiungi un mostro mago silente dal tuo deck alla tua mano. Tutte le carte che pescano prima o poi hanno sempre il loro perché. E qui abbiamo un'altra Nina Nanna dell'obbedienza ultra rara. Bene, sono proprio contento. La carta più attesa del set, probabilmente, anche perché è generica, come ben sapete tutte le carte generiche sono forti. Tributo esplosivo, i congegni possiamo trovare, il cavaliere signore dei draghi, andiamo avanti, specchio del drago, drago lucente occhi blu, Helpohammer, e qui anche Marik vuole dire la sua. Un'altra forza magnetica. YZ drago carro armato. Che mancano poche bustine. Vediamo. Poltiglia rifletti metalli. Necrovolto. Vedete, con un box vi fate un playsettino di tutte le rare, le common. Senza contare le super rare, che non sono niente male. 4 bustine al via, mi pare. Drago Key Blu finale. Mago silente, eccolo qui. Ultra rara. Non può essere evocata normalmente o posizionata. Deve essere evocata specialmente dalla tua mano, offrendo come tributo un mostro di tipo incantatore. E non può essere evocata specialmente in altri modi. Questa carta guadagna 500 di attacco per ogni carta nella tua mano. Una volta per turno, durante il turno di qualsiasi giocatore, quando viene attivata una carta magia, puoi annullarne l'attivazione. Se questa carta viene distrutta in battaglia, o se questa carta sotto il controllo del suo proprietario viene distrutta dall'effetto di una carta all'avversario, puoi invocare specialmente un mostro mago silente dalla tua mano al tuo deck, eccetto mago silente, ignorando le sue condizioni di evocazione. Ricordatevi che quando una carta dice ignorando le sue condizioni di evocazione è sempre forte. Perché ricordatevi che le carte hanno sempre la meglio sul regolamento. Ovvero, se una carta vi dice che potete fare una cosa e il regolamento vi dice che non potete farla, la carta ve lo permette. Ultima bustina, abbiamo trovato anche il pianto di argento. Vorrò assolutamente il playset, vediamo se riusciamo a schiappare.
Polare, limite 1000 occhi, rara. E abbiamo finito anche questa sbustata del Duelist Pack Rivali del Faraone. Grazie mille per averci seguito. Andate su Duelist a vedervi tutti i Focus On e tutti gli approfondimenti sui tornei e sulle novità di Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili, tra le quali anche il Local Legend Duelist Series, soprattutto anche il Route 66 e tutte le novità, insomma, che vi proponiamo e vi presentiamo più o meno ogni settimana. Grazie per averci seguito e al prossimo video. Ciao! Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi i nostri prossimi video. The King of Games, il re dei giochi.